261 coppie di occhi tutti diversi l'uno dall'altro, ingabbiati da una rete, simbolo della società interconnessa. Si tratta di spettacolo o spettatore, una grande parete colorata ospitata all'interno dei locali della clandestina per Aspettando Cinemi Cinema. Sono occhi di spettatori e sono, se vedete, sono tutti occhi diversi, proprio per significare noi, come noi siamo persone tutti diverse e che siamo interconnessi. Qui c'è la rete che simboleggia l'interconnessione tra gli occhi e noi siamo interconnessi via i nostri social. E siamo, quindi il discorso è il disagio che si avverte, perché la prima cosa che vieni qui, vedi tutti questi occhi incombenti, e dice mamma mia, cosa sono? Ed è proprio questo, essere sempre guardati, osservati e messi in soggezione, non potere mai spengere un secondo quello che è il telefono che altro. L'installazione apre dunque la strada all'undicesima edizione di Cinemi Cinema International Short Film Festival, che si terrà in digitale l'ultimo weekend di settembre. Il 24 e il 25 ci sarà la proiezione dei corti che sono stati selezionati da chi ovviamente ha avuto questo incarico, è stata nominata una giuria, e il 26 ci sarà la proclamazione dei vincitori. Ci sono quattro categorie, il tema di quest'anno era sfide, che tra l'altro è stato scelto molto prima della pandemia, però è stato un tema che in effetti diciamo è in linea con la situazione di quest'anno, e ci sono corti, due categorie, corti e corti di animazione, e riservato agli under 30 e ai over 30, questo perché anche i giovanissimi possono partecipare e possono avere la possibilità di vincere. E quindi ci sarà una premiazione, verrà proclamato il vincitore, poi i corti rimarranno a disposizione del pubblico e di chi vorrà vederli fino al 4 di ottobre.